Buon martedì amici della Non Solo Libri! Eccoci qui per un nuovo video di consigli di lettura. Sette titoli veramente eccezionali che magari come sempre vi sono sfuggiti e allora ci penso io a farveli rivedere o comunque sia a farveli conoscere. Ma prima di iniziare, andare subito alla ciccia, naturalmente vi ricordo, se ancora non l'aveste fatto, di bam, iscrivervi a questo canale, di mettere un bel mi piace a questo video e tutti quelli che recupererete, perché per voi non costa nulla ma per noi è veramente importante. Attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, cosa che potete fare anche, voilà, qui sotto, elencato nella descrizione del video, trovate tutti i link a tutti i nostri social, compreso naturalmente il nostro canale Twitch, bam, Chiacchiera Fumetti, dove io e la dolcissima Vale vi aspettiamo il giovedì alle 21 per intrattenervi per due orette buone. Arriveranno, o se non sono già arrivate, delle novità, insomma qualcosina in più che volevamo fare per portarvi ancora un po' di, insomma, serenità naturalmente nel mondo del fumetto, del gadget, del tech, insomma tutto quello che noi, di cui noi parliamo, come ben sapete. E per il resto, beh, il resto, ragazzi miei, sigla e poi partiamo. Sigla! Iniziamo con un nuovo numero 1, ragazzi miei, targato Star Comics. Lo aspettavamo in tanti perché era uscito, era uno dei titoli consigliati attraverso il Free Comic Book Day, da poco, per così dire, naturalmente, finito. Stiamo parlando, voilà, di Crucifix X6, ok? Eccolo qui, non lo so, il titolo è molto complesso, eccolo qua però, XX Crucifix. sovracoperta 6,50€, scusatemi, sto utilizzando una mano solo ed esclusivamente, non mi sono fatto male, ma esclusivamente perché sto tenendo in mano, se ancora fossero disponibili, gadget, chiamiamoli così, che Star Comics ha dato a noi fumetterie la possibilità di regalarvi nel momento in cui comprerete via dicendo il primo numero di questo manga. Cosa vi darà? Vi daremo, se sono ancora disponibili il tutto, un sacchetto veramente bello, questi di carta comunque molto resistenti, e poi questa cartolina trasparente, anch'essa molto molto carina, un segnalibro, eccolo qua, con anche una piccolissima anamnesi, e il poster, eccolo qui, insomma ragazzi miei. Ma metto da parte tutto questo popò di roba per farvi vedere il fumetto. Il protagonista si chiama Shun Uruma e beh, la sua adolescenza è tutt'altro che tranquilla, divertente, solare, anzi è finito, diciamo, nelle mani di un manipolo di bulli che lo userà come una sorta di esperimento, mettiamola così, eccetera eccetera, e a un certo punto, insomma, lo porteranno veramente all'esasperazione. Ma se non fosse abbastanza quello che fanno a loro, che loro fanno al protagonista direttamente, beh, tenete conto che faranno delle cose veramente brutte alla sua famiglia. E da lì lui in qualche modo andrà a vivere con il nonno, e il nonno, beh, si scoprirà che, non so, non è una persona normalissima, mettiamola così, eccetera eccetera, e lo allenerà per sapersi difendere. Da lì poi la vendetta è un passo, quindi ragazzi miei, molto molto interessante, anche se la violenza, sia fisica che psicologica, è veramente piena, è veramente presente, quindi fatevi, prima di prenderlo, una sorta di esame di coscienza se avete voglia di leggere un titolo così forte, così devastante. Per quanto poi comunque sia riguardi poi la vendetta, che magari non è solo fine a se stessa, poi capirete, eccetera eccetera, però è un titolo molto molto forte. 6,50€ ve l'ho già detto, sovracoperta ve l'ho già detto, Star Comics e i gadget ve li ho già fatti vedere, passiamo al secondo titolo. Altro numero uno, anche se in realtà è una riproposta, dopo che la casa editrice principale che deteneva i diritti, ahimè, li avrà persi. Perché? Perché sono arrivati a Star Comics, che ha voluto ributtare fuori in un'edizione molto molto bella, un pochino più compatta rispetto a quella precedente, ma veramente interessante. Anche qui con dei gadget, ve li faccio vedere prima, tanto avrete capito che si tratta dell'altro numero uno, che è degli ultimi periodi, che è Aula alla deriva. In questo caso abbiamo segnalibro, eccolo qui, posterino e il nostro sacchetto. Ok, metto anche questo da parte, scusate.
mentre il volume, voilà, eccolo qua, guardate che bel formato. Opla, eccolo a costa, sempre sovraccoperta, in questo caso 17 euro, fa parte della Umez Collection, perché Star Comics aveva già stampato delle opere dello straordinario, naturalmente, autore Kazuo Umez, 17 euro, ve l'ho già detto, boh, non lo so, eccetera, eccetera, ma è comunque sia, in questo caso, Aula alla deriva numero 1. Di che cosa parla brevemente Aula alla deriva? Come in tantissime storie devastanti, psicotiche sotto certi aspetti, di questo incredibile autore dello psico horror, dello psico thriller e via dicendo, eccetera, una scuola elementare che si trova catapultata completamente in una sorta di deserto strano, particolare, eccetera, eccetera, che potrebbe essere un altro pianeta oppure alla fine la fine che la Terra farà, insomma. E a un certo punto si troveranno ben presto a dover lottare un po' per le psicosi che in qualche modo arriveranno, anche perché uno, non solo i professori, che per quanto siano adulti comunque si trovano a dover affrontare una roba del genere con tutte le responsabilità del caso, ma anche questi bambini degli elementari che insomma sono facilmente, come posso dire, cioè si fanno trascinare nella disperazione molto più facilmente rispetto naturalmente ad un adulto, no? Ok, e quindi in qualche modo lì dovendosi salvaguardare e salvare da attacchi di mostri e quant'altro, insomma, diventerà veramente veramente difficile. Il tratto sempre molto particolare, inconfondibile, di questo incredibile maestro è un titolo che ha fatto la storia dell'horror giapponese. Quindi, volete privarvene? Beh, io spero proprio di no. Aula alla deriva numero 1, da fare. Un altro autore veramente strano, interessante, particolare, un autore del mondo ancora una volta dell'horror, tra virgolette, ma non solo, che però in questa raccolta di In Your Face Comics ci sta mettendo quasi in guardia, no? Sotto certi aspetti, su quella che, tra virgolette, è l'esistenza, la vita, che è effimera, che può essere, tra virgolette, solo un sogno, da cui alla fine non ci siamo ancora svegliati. Stiamo parlando dello straordinario Tatari Takayama e di La Maschera Vivente, che è una raccolta di sue piccole storie, eccetera, eccetera, che raccontano un po' di tutto. E lo fanno in maniera veramente, veramente particolare, diversa da tutto quello che voi fino a oggi magari avete letto, ecco, dai, mettiamola così, eccetera. Sì, perché nonostante la copertina possa fare sia un'interpretazione di quello che è l'anima viscerale di questo straordinario autore, la raccolta che trovate qui dentro di storie non saranno così estreme come parte delle opere della grande produzione, tra virgolette, di questo incredibile autore del 1975, provate a pensare, un anno in più di me. E quindi abbastanza giovane sotto certi aspetti, ma comunque con già un trascorso di straordinario autore estremamente conosciuto nella logica del fumetto, diciamo, indipendente. 19 euro, un volume unico che vi darà veramente una sorta di alternativa vera e propria a tutto ciò che è il fumetto, che oggi, secondo magari alcuni di voi, è rappresentato il fumetto manga, come è rappresentato il fumetto manga, ok? E invece qui abbiamo un autore che, nonostante le sue origini, è comunque sia un autore internazionale. Non dovete stare attenti, dobbiamo tutti stare attenti a questa cosa, no? Ci stiamo invischiando in una sorta di visione un po' troppo claustrofobica del fumetto manga giapponese legato al mondo del Giappone, che è interessante, eccetera, e solo ed esclusivamente alcune volte perché è in qualche modo ancora oggi diverso da tutto ciò che noi troviamo attorno a noi a livello europeo, a livello di fumetto superioristico americano e via dicendo. Ma ci sono autori che a cui stanno stretti i confini del proprio paese, come in questo caso, credo, no? A Tatari Takayama sta stretto essere definito mangaka, non credo che lo voglia nemmeno lui, anche se poi all'interno di alcune storie troverete sotto certi aspetti degli escamotaggi o dei metodi o dei modi che sono tipicamente
non voglio fare il classista, ma tipicamente giapponese, tipicamente manga, ok? Ma questo è un volume che avrebbe potuto scrivere un qualsiasi altro autore di un qualsiasi altro paese, ma fortunatamente queste storie le ha scritte appunto questo incredibile maestro. La maschera vivente, ragazzi miei, ve l'ho già detto, 19 euro, In Your Face Comics, che tira fuori delle cose veramente, delle chicche molto molto interessanti. Quindi, se avete voglia di leggere, come sempre, qualcosa di diverso, questo è da fare assolutamente. Due titoli di Nitto, uno diverso dall'altro, se non per, come sempre, il prezzo, ahimè, ma va bene così. Ormai non ho più voglia di discutere questa cosa. Se potete, ogni tanto, vabbè, dai, diamogli questi soldi, tra virgolette, in più. Il primo che vi presento è un bellissimo fantasy, molto 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 riconoscibile per certi versi, anche solo ed esclusivamente dal titolo. Eccolo qua, stiamo parlando di Warriors, Weapons and Warriors numero 1 di Seneaki Shibata. I disegni sono un po' raffazzonati, ve lo dico subito, molto acerbi per certi versi. Ci sono alcune cose, come alcune prospettive, ma anche alcuni volti che cambiano radicalmente da una pagina all'altra, che fanno intesa, fanno pensare, prospettare, eccetera, che in qualche modo ci sia ancora della strada da fare. Ma la storia è molto interessante, ricorda tantissimo Dungeons and Dragons, non a caso. Insomma, parliamo di un paese, tra virgolette, in mezzo a tanti altri, con diciamo, sapete, quei classici un po' come l'Australia, no? Paese dove trovate di tutto, che vi vuole uccidere sotto certi aspetti, che è naturalmente frequentato abbastanza da grandi gruppi di avventurieri. E da qui, insomma, questi gruppi di avventurieri si uniranno, piuttosto che, insomma, cercheranno fortuna, gloria e fortuna, come sempre, ok? E molto bello, perché anche a livello proprio di sviluppo di storia potrebbe essere utilissimo per tutti i master, ad esempio, che giocano di ruolo, che creano le loro campagne, eccetera, proprio per magari reinterpretarlo proprio per una loro campagna. Ma a parte quello, anche la parte fantasy, quindi tutta la parte descrittiva, eccetera, gli incontri, gli scontri e quant'altro, sono veramente congegnati bene, a parte i disegni che richiederebbero magari qualcosa in più, o magari è uno stile un po' raffazzonato che a me ha dato questa sensazione. Comunque, ragazzi miei, a me è piaciuto veramente tanto, non vedo l'ora di leggere il numero 2, perché mi piacciono tantissimo i fantasy medievali e questo lo è proprio a 360 gradi. Quindi Weapons and Warriors numero 1, Seneaki Shibata di Nit Manga, da fare. Un bellissimo volume, una vera vera verissima slice of life che non si vedeva da una vita e mezza. Di che cosa sto parlando? Sto parlando sempre di Nit, di Voila Runway Girl numero 1, Takako Shimura. Ah, che bello, che bello, che bello. Mayuko, madre, i genitori divorziano, la madre si risposa, il padre va a vivere con il suo fidanzato. Lei, nel pieno dell'adolescenza, a un certo punto scappa di casa, insomma, questa è l'anamnesi. Ma ci sono tantissime altre storie che si intrecciano, come nelle migliori, appunto, storie di vita vissuta. E l'amica che in qualche modo è innamorata segretamente di lei, insomma, c'è tantissimo, e soprattutto c'è un'apertura a 360 gradi in quella che è la modernità che noi oggi viviamo e dovremmo vivere liberamente. Qui è espressa, secondo me, nel migliore dei modi. Quindi, senza farsi esageratamente troppe domande, dando per scontato, come sarebbe giusto fosse anche nella vita reale, determinate altre informazioni, e facendoci comunque sia vivere indirettamente magari un po' della nostra adolescenza. Lei, Mayuko, giusto? Sì, Mayuko è una adolescente normale, ma con, insomma, giustamente per quello che ha vissuto, magari dei timori e dei malesseri che la portano appunto a scappare di casa. Cosa accadrà? Cosa succederà? Come la prenderanno i genitori, gli amici, eccetera? E come si risolveranno alcune cose? Beh, per poter dare risposte a tutte queste domande dovete per forza di cose leggerlo. 12,90€, un titolo veramente veramente bello di Nit Manga, da fare assolutamente. Un cofanetto, il primo pubblicato da Panini Comics, dedicato a questa storia, un web manhwa molto famoso,
che tra l'altro ha effettivamente già un po' di anni, ma credetemi, la storia è veramente veramente bella, mi è piaciuta tanto. Io avevo leggiucchiato qualcosa, ma poi dopo appunto non sapevo nulla, me lo sono ritrovato in negozio, per così dire, naturalmente sapevo uscisse, visto che facciamo gli ordini qualche mese prima, eccetera, e quando l'ho letto ho capito il perché era piaciuto così tanto, anche se i disegni, come sapete, stiamo parlando di web manual, quindi avete già capito tutto quello che ci può star dietro, computer graphic e non solo, eccetera eccetera, fanno intravedere un po' di passato, ok, di invecchiamento, ecco, mettiamola così. Vi dico che la storia è veramente affascinante, mi è piaciuto veramente tanto. Stiamo parlando, il cofanetto è, voilà, eccolo qua, il primo cofanetto Nobles, ragazzi miei, di Yeo Son e Kwangsu Lee. Uplala, il primo cofanetto contiene i primi tre volumi, che adesso vi farò vedere, naturalmente costa 44,70€, appunto Panini Comics. E voilà, eccoli qua i tre volumi, 1, 2 e 3. Ok, ecco qui, vi faccio vedere comunque un pochino il primo numero. Allora, parliamo di il vampiro si chiama Cadis e trama di Raziel, che si è svegliato dopo 820 anni, e da aspettarlo c'è il suo fidato servitore Frankenstein, che per aspettarlo nel frattempo si è messo a fare il preside di una scuola, e lui, visto che comunque si assomiglia a un adolescente più che a un adulto, per cercare di abituarsi dopo 820 anni, capirete bene, alla modernizzazione, al mondo dove si trova, eccetera eccetera, deciderà di andare proprio nella scuola del suo servitore Frankenstein, appunto, per fare lo studente, e da lì poi ci saranno tanti incontri, eccetera eccetera. Veramente veramente bello. I volumi singoli costano 14,90€, sono tutti a colori come avete potuto vedere, eccetera eccetera, e l'impostazione è proprio quella delle tavole di un web manua, ok? È interessantissimo. Scusatemi, sì, contiene i cofanetti stagione 1. Stavo guardando 1 di 3, 2 di 3, 3 di 3, poi mi è venuto in mente, ah no, è vero, va a stagioni, proprio come appunto i web manua, ci mancherebbe altro, insomma, di cui fa parte. Che voi lo prendiate normale, che voi lo prendiate col cofanetto, se volete leggere una bella storia su un vampiro un po' diverso, un Frankenstein un po' diverso, eccetera eccetera, beh, Nobles è sicuramente il manua che fa per voi. Ultimo titolo non orientale questa volta, che mi ha era già uscito tanto tempo fa, eccetera eccetera, una bellissima ristampa che ci ha di nuovo messo tra le mani Salda Press. Stiamo parlando di Harrowsmith, eccolo qua, dello straordinario Kurt Busiek e del compiantissimo Carlos Pacheco, che ahimè non è più tra noi. In più c'è Jesus Merino, Alex Sinclair e Comicraft. Il fascino della divisa, il primo volume, costa 24,99€ nella linea Maestro di Salda Press. Parliamo appunto del nostro protagonista, che si chiama Harrowsmith Fletcher, ok, che si arruola per in qualche modo incominciare a combattere anche lui, fare la sua parte, no? C'è un piccolissimo problema, che il mondo che ci viene descritto è quasi come il nostro, ma è in qualche modo abitato anche da draghi, troll, goblin, golem e via dicendo, eccetera, e questi vengono utilizzati alla stregua di pallottole e munizioni, come nel nostro mondo fondamentalmente, ma l'impatto emotivo sarà ancora più forte, più devastante sotto certi aspetti, credetemi, è qualcosa che naturalmente vi capirete già dalle primissime pagine, e come sempre la guerra porta a un non così lieto epilogo, come sempre, no? Chi la combatte a un certo punto ne ha le tracce, le porterà sulla sua pelle, sulla sua psiche, per tutta la sua esistenza, se mai ne resterà. Harrowsmith, ragazzi miei, il primo volume, ma tutti gli altri fatelo, perché a parte il conoscere, se non conoscete Kurt Busiek come scrittore, vabbè, questo è forse uno dei migliori modi per farlo, ma anche l'arte di Carlos Pacheco, eccetera eccetera, insomma, questi due straordinari autori insieme a tutto il team creativo ha portato a una visione veramente interessante, molto cinematografica, ok, della guerra
E una guerra fantasy, sì, ma è sempre guerra, e quindi da fare, da fare, da fare. Andiamo ai saluti! Sette titoli che a me, uno, mi è, guardate, poi dopo è vero, no? Io ve li consiglio, quindi in qualche modo dovrebbero piacermi. Certo, alcuni magari ve li consiglio a prescindere perché sono talmente belli che anche se non rientrano nel mio genere, ed è giusto comunque sia che arrivino, no? Quindi su questo canale. In questo caso non ce n'è uno che non mi è piaciuto, forse XI Crucis X, che l'ho trovato estremamente violento, come vi ho già detto, ma non è una è una violenza anche fine a se stessa, ma c'è dietro tutto un percorso che, se avrete voglia, analizzerete. State però veramente attenti perché anche a livello psicologico è molto 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 forte, nonché Aula alla deriva dello straordinario maestro Umetz, sia da meno, per l'amor di Dio, però non lo so, insomma. Per il resto, ragazzi miei, un titolo più bello dell'altro, con tante sfaccettature, tanti generi differenti, andate a leggere. Quindi, ragazzi miei, se non avete preso carta e con carta e penna, insomma, una sorta di così memorandum di quello che potrebbe interessarvi, di titoli che vi ho consigliato, fatelo, tornate indietro, ve li segnate tutti, dopodiché andate nella vostra fumetteria amichevole di quartiere, se siamo noi, ancora meglio, per comprarne almeno uno, ok? Per mettervi in casa qualcosa, leggerlo naturalmente, che potrebbe uscire un po' dal solito vostro, in qualche modo, nella vostra solita zona di comfort, ok? Ma che vi potrebbe dare una visione alternativa di quello che comunque sia è il fumetto. Pertanto, vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto almeno in un nuovo video. Ciao!